vendevano abusivamente tabacchio e melassa per narghilè di contrabbando, sigilli temporanei per quattro negozi del Riminese, l'operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. I Baschi Verdi hanno notificato quattro provvedimenti di chiusura temporanea di altrettanti pubblici esercizi adottati dall'Agenzia Dogana e Monopoli di Bologna. In due casi 5, quindi 8 e 15 sono i giorni di chiusura disposti nei confronti di un bar di Rimini gestito da un cittadino cinese, di un mini market di Riccione gestito sempre da un cittadino del Sollevante, di un esercizio di Rimini gestito da un'italiana e di un esercizio di Bellaregio Marina gestito da un marocchino che deteneva ai fini della vendita ai clienti melassa di contrabbando utilizzata per il fumo con il narghilè. I provvedimenti sono scaturiti dalle attività ispettive operate nei mesi scorsi dalle fiamme gialle del gruppo di Rimini, che hanno contestato violazione al test unico delle leggi doganali, ovvero accertato in concreto la vendita abusiva di sigarette e altri tabacchi lavorati. Il servizio svolto dalle divise riminesi rientra tra le numerose attività di controllo economico del territorio che la Guardia di Finanza conduce in tutta la provincia per la prevenzione e la repressione di tutte le tipologie di illecito di natura economico-finanziaria e nello specifico per il rispetto delle norme poste a tutela dell'economia e della salute dei consumatori attraverso la protezione della legalità del mercato dei beni e dei servizi, a difesa della libera concorrenza e soprattutto a tutela degli operatori economici corretti e dei consumatori.